Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Levitated. Come prima cosa, per iniziare, volevo upgradare una spada e ho fatto questo Diamond Ingot che aggiungerà parecchio attacco da 8.22 a 14 praticamente. Inoltre vorrei aggiungerci del quarzo e della redstone per aumentare rispettivamente l'attacco e la velocità di attacco. Inoltre voglio cambiare anche il pattern perché le ossa con il loro tratto di fractured aumenteranno ulteriormente il danno. Perché sto aumentando la potenza della mia spada? Perché voglio fare un altro paio di battaglie con Inglitched. Ok, quindi adesso vorrei andare a cercare un Enderman, ucciderlo per selezionare tutte queste tagliate all'Enderman. Solo che devo andare, mannaggia, lontano dalla mia isola perché qui non spawnano. Infatti ho illuminato tutti gli alberi, ho pure tolto le liane. Ok, allora me ne basta uno. E adesso direi di fare un po' di battaglie. Ok, sembra che interrompere volando via dal pericolo venga considerato come una specie di cheat, quindi niente. Peccato. Però comunque, anche se la trial è stata interrotta, ho ottenuto 3 corrupted glitch heart e credo dovrebbero bastare per quello che voglio fare, che è una spada. Per fare la spada che mi piacerebbe avere, però ho prima bisogno di fare 2 strutture del Massive Engineering, quindi volevo fare un progetto per facilitarmi la costruzione. In questione sto parlando del Crusher e cerco di craftare i pezzi e vedo se riesco a ottenere tutto. Ok, come non detto, il primo materiale che mi serve è lo steel scaffolding e per fare le steel rod posso utilizzare una conversione di 3 lingotti di steel per 2 steel rod oppure un lingotto di steel per 2. Direi che questa sembra molto più propensa. Quindi direi di fare prima la metal press. Per fare le conveyor belt serve la leather che prima, se non sbaglio, facevo con il pesce cotto e ci impiegava 8 minuti, mentre adesso posso mettere un rotten flash qui. Questo è il mechanical squeezer. Ah, non l'ho mai fatto. Ok, direi di farlo adesso. Potrei fare anche la versione che va a corrente, però per ora metto la leather qui e si trasforma automaticamente in pelle. E con questo ho craftato tutti i componenti necessari per la creazione della metal press. Direi per ora di metterla comunque in un posto casuale perché sarà ovviamente una posizione temporanea. Direi di metterla qui. Basta combinare il libro con il projector e la metterei qui. Poi conveyor belt. E questa dovrebbe essere la struttura completata. Ora se ti metto un connector qui sopra e ti colleghi dovresti ricevere corrente, perfetto. Quindi adesso posso mettere ad esempio 16 pezzi di steel qui. No, perché ti manca la pressa. Questa qui. Quindi
Quindi se cambio il blueprint dovrei essere in grado di fare questa della LOD, però vuole un Engineer's Wire Cutter che ho qui. LOD. Quindi se adesso metto qui la LOD e gli metto i pezzi di steel e tolgo il magnete, dovrei ottenere il doppio delle LOD. Anzi, direi che 16 possono anche bastare. Per ora, poi se ne servono ne faccio di più. Nel mentre mi piacerebbe fare una bag of holding perché mi sono reso conto che ho un inventario troppo incasinato con troppi oggetti che vorrei comunque tenere. Quindi prendo questa, prendo un lingotto di oro e grazie ai miei preziosissimi 4 livelli Magical Wood. Questa andrà a sostituire questo shulker che è troppo scomodo da utilizzare. Per esempio ci metto watering can, l'accetta, stacca della botania, piccoli che non utilizzo e questo tipo di cose. Ok, questi dovrebbero essere gli ultimi. Ora dovrei essere in grado di fare 10 light engineering block e adesso ho tutto il materiale per fare il crusher. Quindi combino nel projector per essere in grado di vedere la struttura che direi di mettere qui. Sì, qui va bene. La struttura è completata. Basta dargli un colpo con il martello, non saprei neanche dove, immagino qui al centro. Sì, perfetto. Ora voglio collegare anche questo alla corrente e tu stai ricevendo energia, perfetto, quindi posso crashare il coil coke che non credo di avere, quindi devo farlo. Lo sai di non. Forse qui ce l'ho. Ok, come non detto, ne ho 9 blocchi. Direi che 9 blocchi bastano e avanzano. Ora invece ho bisogno di fare lo squeezer. Questo qui. E dopo aver craftato gli ultimi due light engineering questi. No, ho finito il ferro. Ok, dovrei avere tutto. Sì, ho tutto, perfetto. A questo punto direi di metterlo qui insieme alla pressa e al crusher. Quindi qui. Non so quale sia il dritto e il rovescio, ma questo mi serve qui. E la struttura è completata. Ora voglio connettere anche questo alla corrente, ovviamente. E direi di iniziare per fare la spada ho bisogno di un singolo lingotto, che sono 8 coke dust per la precisione. Direi di farne solo 8 perché per ora non sento il bisogno di farne di più. E l'output è dalla parte opposta. Quindi inserisco qui e ottengo un 8 graphite dust che, se cotto, dovrebbe darmi il lingotto. Con cui posso finalmente fare la spada. E voilà! Ora, perché voglio fare questa spada? Per l'appunto perché ho un bonus per quanto riguarda la collezione dei data dai mob quando li uccido con questo. Perché voglio andare nel Nether, uccidere un po' di zombie, un po' di blaze e anche dei wither skeleton. Così si fa lo zombie. Immagino che questo sia il blaze. No. Questo è il blaze. Mentre il wither skeleton si fa con una testa, quindi prima dovrò ottenere la testa. Però inserisco qui, vado nel Nether.
Questa spada per ora la metto da parte e qualche incantamento. Insight 3. Ah, in caso. È incanto. Ok, vediamo. Direi che per livellare gli zombie mi basta uccidere un paio di pigmen. Solo che l'anello non funziona. Ok, adesso funziona, grazie al cielo. Evidentemente ha bisogno prima di essere tolto e rimesso nell'inventario. Ma volevo vedere se... Sì, me l'ha presa e la conta pure doppia, perfetto. Ultimo tier possibile raggiunto per quanto riguarda gli zombie. Sì. Adesso il problema sarà ottenere quello dei Blaze. Nel frattempo la spada ha guadagnato 6 punti di attacco, adesso fa 16. Il problema sono per l'appunto i Wither Skeleton Call, perché devo prima ottenerne uno. Infatti mi sono portato un po' di lava stone per ampliare un po' la piattaforma dove spawnano. Oh, ottenuta. Finalmente. Ok, dai, direi che per adesso può bastare. Ce li ho entrambi al tier basico e posso iniziare a livellarli anche senza, come stavo dicendo, anche senza continuare a uccidere, ma semplicemente nella simulation chamber. Ora vorrei mettere per esempio questa simulation chamber qui. Ti do un po' di charcoal, tipo uno stack di blocchi, tu dovresti iniziare a ottenere corrente. Ora vorrei Wither Skeletons, cool, e Polymer Clay. E adesso tu hai bisogno di davvero tanta energia, però prima o poi... potrei fare questo, però ho bisogno della glowstone. Ma direi di fare questo giusto perché sì, può essere utile. E così dovrei avere tutto a parte. Ok, quindi Alchemy Catalyst. Congiù qualcosa a Catalyst e ti metterò... qui sotto. Quindi se per esempio voglio ottenere più glowstone, prendo questi tre pezzi che mi sono rimasti, e al posto di continuare a rigenerare il Nether mi basta duplicarla. Ok, vorrei provare questi upgrade. Ora produci 40, con 4 quanto produci? 200. 200 mi sembra già un pochino più fattibile, però lo stesso, troppo poco. Oh, ne è iniziata una. Sì, mi sa che aspetto e faccio... lui. Anzi, direi che mentre aspetto di craftare l'overclocker, faccio fare un po' di giri al zombie data model, perché voglio provare a ottenere una pristina, perché la pristina, se non sbaglio, ci dà iron praticamente a gratis. Anche se sembra che il loot fabricator non l'abbia mai fatto.
Direi di farlo subito adesso. Ed ecco qui il Loot Fabricator. Bene, però qui sopra. Ora, se io metto qui le piastrine, posso selezionare 16 di ferro e poi mi dai 16 di ferro. Questo è davvero un ottimo modo per guadagnare ferro. Praticamente senza fare niente. Nel frattempo direi di riprendere un po' di questo e metterlo qui. E poi hai finito? Quasi. Ok. Ok, ha finito. Direi di gradare questo furnace generator al tier successivo. Che è l'overclocker. Se non sbaglio questo dovrebbe produrre molta più energia. E al contempo bruciare web molto più velocemente, ma questo non dovrebbe essere un problema. Ok, forse un problema lo è. Lo brucia in una maniera spropositata. Mi piacerebbe fare un compacting drawer. E direi di sostituirlo. Così posso prendere i blocchi di charcoal molto più facilmente. Tu stesso continui a prendere i blocchi, quindi tu non servi più. Ora tolgo questo, metto lo skeleton e gli do un altro po' di energia. Mi sa che così facendo brucerò tutta la mia riserva di charcoal, ma per ora direi che va bene così. Ok, durerà per un bel po'. Aspetto di ottenere una pristina. Oh, eccola qua, la prima Wither pristina, che scambierei per 18 Wither Skeleton Skull, che non sono per niente male. Ora. Si spawnano i Wither. Ah, direi, incantiamo questa spada. E quello che ci esce. 30 livelli perfetti, ho Insight più Vorpal 3 che è ottimo per ottenere gli Skull. Mi sarebbe servito prima. Meno Vantropolza è inutile, ma poco male. Voglio fare un altro di questi. Ok. Ora posso andare nel Nether, andare a minare un po' di Soul Sand. Devo togliere e rimettere il ring. Ok, mi piacerebbe trovare un po' di Soul Sand. Ho esattamente un Elish Matter, che questo mi fa Soul Sand e che poi posso duplicare qui. Direi che così va bene. Devo ricordarmi di togliere questo e rimetterlo ogni volta. Però direi di combattere il Wither. Questo è cobalto. Ah, non posso neanche minarlo. Va bene. Prima o poi lo minerò. Come stavo dicendo, di combattere il Wither qui. Troverai un posto in cui evocarlo, per esempio qui. Ok, e voilà. Lo distruggo il Wither praticamente, però adesso posso unire Netherstar, Wither, Data Model. E anche un advancement era richiesto, davvero? Ah sì. Per poi fare. Ok, perfetto. Beh, direi di uccidere un po' di Wither.
E ecco qui il Basic Tier. Ora, torno a casa. E sostituisco questo con il guider, ovviamente. E devo dargli un po' di più energia. Il mio obiettivo è fare un altro Ender Star Generator. In questo modo posso iniziare a produrre. Oh, non gli basta neanche. Urca. Allora, mi è avanzato un machine block. Direi di fare subito questo generatore. Bisogno di redstone. Il silicio dovrei averlo. Sì, ne ho messo da fare piuttosto tanto. E tu dovresti farlo. Poi ho tutto il resto, giusto? Il furnace generator me ne servono 4, quindi devo solo che aspettare. Ottenuti. Dovrei semplicemente craftarlo. Ora, questo è piuttosto problematico perché produce una quantità di energia mostruosa, però ti guiderà se sei nelle vicinanze. Quindi cioè non posso metterlo al posto di questo generatore perché sennò mi beccherei il guider ogni 3 secondi e morirei. E non è quello che voglio. Quello che voglio è craftare dei cavi che mi consentano di tenermi a una distanza discreta. Il problema però sorge dove lo metto, perché comunque deve essere un posto in cui non passo, e se voglio tenere questo qui e lo metto qui, ha comunque un range di effetto qui attorno e sarebbe non ideale. Io pensavo di a questo punto spostare il tutto. No, questo può rimanere qui. Qui dietro. Precisamente qui, in questa zona. Metterei, per esempio, il Loot Fabricator qui, Simulation Chamber qui, e il Nether Star Generator qui lontano. Questo tipo qua. In questo modo, se inizio a generare energia, non ne risento in nessun modo. Ok, questo catalyst è davvero comodo, e credo di starne abusando e di star sprecare troppo mana, però hai una risorsa, bam, uno stack, senza pensieri o problemi. Non di farne così. Ora, qui ho fatto il pulsanting iron e dovrei aver fatto un po' di energetic. Con il banner attorno e abbiamo i cavi dell'enderaio. Mi riporterò fino a qua, mentre questi saranno qui. Ora vorrò mettere una cesta dove inserire le Nether Star perché non posso andare a inserirle lì vicino perché per l'appunto ti becchi il Wither. Quindi se mettessi una cesta qui, configurassi questo in inserisci, questo in estrai, metto una Nether Star qui, dovrei iniziare a vedere l'energia comparire magicamente dal nulla. Header data module pristine. Anzi, a questo punto direi di metterci pure degli speed upgrade perché sembra che 4000 RF su tick non bastino.
Ah, ho Wither ma non prendo danno. Ok, allora vorrei equilibrarlo per fare in modo, per esempio, uno. Uno basta. Perfetto. Ok, appena esci dal raggio inizia a funzionare, che cosa molto strana. Stavo facendo un po' di avanti e indietro nel Nether, facendo avanzare un po' i data model, eccetera. E è spawnata una gallina. Ora, non so se il creatore del modpack abbia modificato qualcosa, ma io non l'ho spawnata. Non ho lanciato uova in giro, sono piuttosto sicuro di non c'entrare nulla. Non so perché ci sia, ma ehi! E dopo un po' di guide uccisi, ecco qui la prima pristine del guide, che diventano tre nether star, così. Pam! Sì, ne ho un altro paio, per la precisione ho ucciso... Ah, non vengono segnati i guide. Beh, ne ho uccisi parecchi per far avanzare questo al tier avanzato e quasi al prossimo. Per adesso ho una chance di pristine dell'11% e ovviamente aumenterà con il tempo. Nel tempo qui ho collegato l'energia a questa batteria, quindi l'energia in eccesso viene storata qui dentro e questo dovrebbe produrre un bel po' di Nether Star. Ok, dai, dopo un paio di avanti e indietro uccisioni di Wither vari sono riuscito a craftare tre Simulation Chamber. Lì c'è il Nether Star Generator con un singolo upgrade di speed, quindi si rispawn le Nether Star quando servono. Qui c'è la capacitor bank che funge da più che altro visivo perché ogni tot metto le Nether Star perché altrimenti vengono sprecate. E qui ho il Wither Data Model che ormai ha raggiunto il tier superiore. Lo Shulker Data Model che ho gradato al tier massimo uccidendo Shulker avvicinando spawner con questa spada e poi Zombie Data Model che avevo già al massimo e l'ho aggiunto qui, quindi ho craftato altre due Simulation Chamber, le ho collegate tutte con il sopra verso questa chest in cui c'è la Polymer Clay che è piuttosto semplice da fare considerato che ormai ho mana infinito, la clay è facile. L'iron lo sto producendo in quantità massiva e l'oro ne ho in abbondanza, lapis stessa identica cosa. Quindi qui, pristine zombie, shulker e wither. Lo shulker serve per i diamanti, il wither per le nether star, zombie matter per l'iron. Inoltre direi che questo sembra un buon punto per terminare l'episodio. Farm di diamanti, ferro e Nether Star. Quindi sì, sono messo piuttosto bene come risorse e anche come produzione di energia. Al prossimo episodio.